guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi per parlare di calciomercato, per parlare di calcio, per dire la nostra su un argomento di calcio molto succoso, molto del momento. E ragazzi, oggi parleremo di Koulibaly del Napoli per 120 milioni al Barcellona. Ma quello che parleremo è, ragazzi, non è se la notizia è falsa, è vera, è una cagata, è la verità. Non parleremo di questo, ma se la notizia fosse vera, converrebbe al Napoli vendere Koulibaly per 120 milioni? Sì o no? Cosa potrebbe fare il Napoli con questi 120 milioni? È quello di cui parliamo oggi in questo video. Ma prima di parlare di ciò, ragazzi, e prima di tutto ti iscrivi al canale, prima di tutto ti iscrivi al canale, il maestro, non al canale degli Amendola Brothers, anche al canale degli Amendola Brothers, ragazzi, ma in descrizione vi lascio il canale di Donato Inglese, ragazzi, il maestro, una persona molto informata sul mondo del calcio, ex arbitro. Iscrivetevi al canale, vi lascio il link in descrizione, ragazzi, tifoso interista, ma parla del calcio a 360 gradi con post partita, notizie, calciomercato e tanto altro. È anche un musicista, quindi ragazzi mi raccomando, passate dal suo canale, link in descrizione, mi raccomando ragazzi, è importante e ci fa tanto piacere. Per Donato Inglese, il maestro, prima di tutto ti iscrivi al canale, metti l'iscrizione sotto immediatamente. Vabbè ragazzi, torniamo a Koulibaly. Allora, parlando ragazzi, molto semplicemente, cercherò di essere breve nel video. Koulibaly, allora, via al Barcellona per 120 milioni. Secondo me la notizia può essere vera, ma a parte questo, se vi devo parlare da tifoso del Napoli, con il cuore direi per me no. Per me sarebbe no, non vendiamo Koulibaly al Barcellona per 120 milioni. Perché? Perché ci sono affezionato a Koulibaly, perché l'abbiamo visto crescere, perché è un giocatore che lotta in mezzo al campo, che dà il cuore per la squadra, è un campione fuori e dentro il campo, con i compagni, eccetera. Quindi è un grandissimo giocatore da questo punto di vista, ma anche le doti tecniche, è uno dei difensori più forti del mondo a mio parere. Quindi con il cuore direi di no. Invece se penso con la testa, ragazzi, io direi di sì. Perché di sì? Abbiamo visto che nonostante Koulibaly, ragazzi, quando non c'è in campo, abbiamo visto dopo l'espulsione, quella partita dove è mancato, che si è vista proprio la differenza nella difesa del Napoli. Senza Koulibaly è tutto un altro Napoli. Abbiamo sofferto tantissimo in difesa, è tutto un altro Napoli senza Koulibaly, senza il grande Kalidou. Però ragazzi, cosa succede? Se il Napoli vendesse per 120 milioni Koulibaly, entrano 120 milioni, ragazzi. Il Napoli potrebbe fare quel, a mio parere, fatemi sapere voi come la pensate nei commenti, potrebbe fare quel salto di qualità facendo che cosa? 120 milioni, 20 milioni non li voglio contare, lì che li mette magari De Laurentiis, li mette sul budget dei giocatori, dell'ingaggio, non so, qualsiasi altre cose, non so le spese che ha una società, però 20 milioni non li contiamo, hai 100 milioni da poter investire sul mercato, ragazzi. E io con 100 milioni, fatemi sapere voi cosa fareste nei commenti, con 100 milioni io comprerei prima di tutto il sostituto di Koulibaly con un bel 50 milioni, ragazzi. Con 50 milioni prendi un giocatore giovane di prospettiva, davvero un prossimo campione, ragazzi. Puoi prendere con 50 milioni, prendi un signor giocatore, davvero. O magari ne puoi prendere due buoni di prospettiva, così hai pure il sostituto, sempre in difesa. Quindi o uno da 50 o due da 25, io opterei più uno da 50. E con gli altri 50 milioni, ragazzi, prenderei un sostituto di Hamsik. Perché Hamsik, ragazzi, è il capitano, gli voglio bene, ha fatto una leggenda per il Napoli. Ha fatto la storia del Napoli negli ultimi anni. Ci tengo tantissimo, ma purtroppo le sue prestazioni vanno sempre più giù, sempre più giù, sempre a calare, perché è l'età, ragazzi, è l'età. Sta facendo una certa età e quindi pure lui l'anno scorso quasi se n'era andato in Cina. Quindi bisogna iniziare a pensare come sostituirlo. E con Ancelotti, con 50 milioni, puoi prendere un giocatore davvero, ragazzi, davvero il prossimo Pirlo, per dirvi. Con Ancelotti, con l'esperienza che ha lui e con
tutto quello che conosce del calcio Ancelotti può trovare davvero una giovane promessa che può essere il nuovo Pirlo. È quello che serve al Napoli in questo momento, perché Hamsik è stato un grandissimo, e tutto il rispetto per il nostro capitano, grandissimo. Quando se ne andrà, non so, mi uscirà la lacrimuccia assolutamente. Però ragazzi, dobbiamo iniziare a pensare, a metterci psicologicamente che purtroppo l'era Hamsik sta finendo. E quindi c'è bisogno di un sostituto, e per sostituire Hamsik ce ne vuole, ragazzi, ce ne vuole. Non puoi prendere uno scemo, quindi con 50 milioni potresti prendere Hamsik e potresti davvero fare quel salto di qualità per puntare davvero in alto. Quindi fare o due acquisti da 25 in difesa, oppure uno da 50 in difesa, uno da 50 a centrocampo, oppure fare 4 da 25, non lo so, questo, non sono un genio in queste cose, ma a mio parere, ragazzi, pensando con la testa, se questo potesse succedesse, che Koulibaly se ne va per 120 milioni, io così opterei. Poi logicamente con altre vendite, magari a giugno, poi vai a... ci sono altri reparti dove il Napoli può intervenire, può rafforzarci, eccetera. Però secondo me le cose più urgenti, o più che in questo momento mi vengono e penso con la cessione di Koulibaly cosa potrebbe fare il Napoli, sono queste. Ci sono, questo argomento può essere, possiamo stare qui a parlare due ore, ragazzi, di tanti giocatori, di tante cose che può fare in quel caso il Napoli, di perché non farlo. Purtroppo in questi casi, ragazzi, è come una scommessa, è un azzardo. Il calcio è pure questo, è fortuna. Ragazzi, Koulibaly ci tengo tantissimo, e spero che se non lo vende il Napoli, se è tutta una bufala questa, ci sta, e sono contento lo stesso, perché Kalidou, il grandissimo K2, resta con noi, e quindi ci sta. Tutto questo si parla a giugno, se non sbaglio, il rumors di Koulibaly. Si parla anche di Allan al Paris Saint-Germain. Vabbè, che adesso li cacciano fuori di tutti i colori. Vabbè, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi. Sempre forza Napoli, nonostante tutto, qualsiasi sia il risultato, qualsiasi siano gli acquisti, le vendite, gli ingaggi, qualsiasi cosa, ragazzi, sempre forza Napoli. E questo è l'importante, è la squadra. Forza Napoli, sosteniamo i nostri colori. E che dirvi, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale, ragazzi, per altre notizie sul calcio qui sul canale degli Amendola Brothers, i social tutti in descrizione, Instagram eccetera, per essere sempre aggiornati su quello che facciamo. Mi raccomando, poi può capitare che il gameplay, ma quale gameplay, che la notizia non vi sia piaciuto, che il video non vi sia piaciuto da parte del nostro K2. Madonna. Grazie ragazzi, da Giovanna Amendola e Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a you! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendola Brothers! Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore! Attenzione, attenzione!